Solidarietà e volley, questi gli elementi caratterizzanti la quinta giornata di andata del campionato di pallavolo femminile di Serie 2 dell'appunto Telsala Consilina impegnata nella difficile match casalingo contro il Montichiari. Dal punto di vista sportivo al Pala Zingaro domani alle 18 le cicognine salesi dovranno superarsi per avere la meglio sulla corazzata guidata da coach Barbieri. La squadra lombarda, oltre ad essere dotata di pallavoliste esperte fra le più quotate dell'intero campionato, sta attraversando un ottimo momento di forma. Montichiari a quota 9 occupa infatti la seconda posizione di classifica. Le ragazze di coach Barbieri hanno subito sinora una sola sconfitta ad opera del Rovigo e domani sul parquet salese giocheranno per fare propria l'intera posta in palio per continuare così la loro corsa alla vetta della classifica. L'appunto del dal canto suo a quota 3 in classifica attende con ansia il match di domani. Le ragazze di coach Guadalupi hanno una gran voglia di riconfermare i netti miglioramenti tecnico-tattici emersi sia in Coppa Italia sia nell'ultima gara di campionato. Il coach bianco-nero ha lavorato in settimana per eliminare soprattutto alcuni errori nei fondamentali ed in particolare nel servizio. Per il resto le cicognine stanno bene e si impegnano tutte, nessuna esclusa, al massimo delle loro possibilità. Intanto la gara di domani della Punta del si caratterizzerà anche per un importante momento di solidarietà sociale. Prima dell'inizio del match, Capitan Salvi consegnerà ai volontari dell'Humanitas di Sala Consilina un importante strumento medico da utilizzare all'interno delle ambulanze del 118. Si tratta di un dispositivo palmare donato dalla Diesel Tecnica di Atena Lucana, partner dell'Antares, attraverso il quale è possibile effettuare in pochi secondi la misurazione della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue.